Allora, buongiorno amici. Oggi vi porto un po' nel mio mondo attuale. Mi è arrivata una commissione per un braccialetto, mi hanno fatto scegliere a me Pietro e tutto, mi hanno detto basta che sia sui toni dell'arancione, eccetera. E questo qui è il tono che ho scelto io, col nero, bianco, arancione. Allora, ho iniziato a fare il braccialettino. Ora vi metto questa pallina e poi ve lo faccio vedere. Aspettate, mettiamoci, apriamo questo qui che mi servirà. Allora. Allora, come pietra ho scelto questa. Allora, pietra lavica che aiuta molto per il chakra e in più è protettiva. È una delle pietre, secondo me, tra le più potenti insieme all'ossidiana, ma la pietra lavica è buonissima. Poi Jasper Pink rosato e è al naturale, non è lavorato né lucidato. Tiger Eye, occhio di tigre sui toni del giallo. Questa è Agata arancione striata, che sarebbe questa qui. Ve la faccio vedere. Guardate bella. Lì. Poi mettiamo una pietra lavica che vanno a vedete che serve per fare è un po' più grande delle altre perché ora ci andiamo a mettere il ciondolo vedete ok finiamo di comporre il nostro braccialettino. Quelle pietre che ho messo sono tutte protettive, comunque aiutano proprio anche per la salute, eccetera. Questa signora qui, al quale la figlia gli vuole regalare un braccialetto, ha avuto dei problemi di salute e quindi cerchiamo di riequilibrare un pochino anche il suo chakra. Allora, com'è bello metterle con la luce del telefono perché mi aiuta a vedere il buchino. A dei buchi hanno dei buchini piccolissimi. Ok. Io amo fare queste cose, gente, veramente, è una cosa che adoro. Ora dovrò sentire anche qualche negozio se li possono interessare i miei braccialetti. Così li faccio anche per i negozi, però insomma. È tutto da vedere. Andiamo a mettere il Jasper. Guardate bella, c'ho anche l'amazzonite, ve la faccio vedere. Guardate che spettacolo l'amazzonite, quanto è bella. Questa è l'angelite. Amazzonite non lavorata grezza, quarzo rosa, tiger eye verde. Guardate belle. Poi continuiamo. Ah, oggi è la vigilia di Natale. Stasera si mangia pesce. Cioè, io in casa c'ho i surimi, vanno benissimo. Sempre pesce è. Ma non lo faccio perché io sono religiosa. Come sapete, io sono pagana, non sono cristiana. È proprio perché sono stata abituata con i miei nonni che per Natale. Per la vigilia si mangiava pesce, quindi lo faccio un po' per ricordarmi quello che facevo con loro e mangio il pesce. Allora, continuiamo a mettere le nostre pietre laviche e poi dopo procediamo con la chiusura del braccialettino. Anche le chiusure le preparo tutte a mano io. Vi faccio vedere, ora ve lo faccio vedere. Questo è com'è il braccialettino. Non so se lo vedete, ma io credo che sia stupendo come colore. Adesso questo lo chiudo perché al momento non mi servono. Chiudo anche quest'altro, cioè ho la scorta di pietra lavica anche. Vedete, le chiusure le faccio da sola a mano tutte. Ecco qua. Allora, prendiamo prima questo. Questo qui è un gancino che si mette come fine del braccialetto. Vedete? Così. Ecco
che poi mi servirà per fare la chiusura a modo. Allora, intanto andiamo a farci un'idea di nodo. Ora io prendo con facciamolo bello stretto. Che così siamo tranquilli. Il braccialettino è composto bene, è bello solido, quindi vuol dire che il nodino è nel punto giusto. Devo stringere un altro po' anche. Vabbè, ma è meglio così, che così anche la farfallina ha un po' di gioco. Ok, tagliamo qua. Io per sicurezza, perché sì, sono fili cerati, ma per sicurezza vado a chiuderlo anche così e poi quando è caldo lo chiudo così. Almeno così siamo sicuri che non si va a perdere. Adesso prendiamo la nostra catenella. Vediamo un po' dov'è la chiusura, l'ho stretta tutte molto bene, quindi eccola qua. Vedete? Si va a prendere qui, si prende così, qui si apre, si va a inserire il finale del braccialetto e si chiude cercando di chiuderlo bello preciso, pari, in modo che non si veda. Eccoci qua, vedete? Ok, stessa cosa vale per di qua, quindi andiamo qui, si prende, giriamolo un pochino perché sennò ci si ingriffa tutti. Ok, ora si può aprire. Chiudiamo il braccialettino, eccoci qua. Ok, vedete? Ok, adesso andiamo qui, si chiude qui, ve lo faccio vedere anche indossato, così potete vedere come viene. Indossato, l'effetto è questo. Vedete? È bellissimo. L'effetto che dà è veramente, veramente bello. Ok. E questo, amici, è il lavoro finito. La commissione l'ho fatta. Adesso, opla, eccoci qua. Adesso vado a prendere la scatolina. Ah, questa canzone qui è bellissima, ma ha un doppio senso allarmante. Allora, andiamo a comporre la nostra scatolina. Naturalmente, la facciamo all'indietro così tanto che all'indietro oggi non è poco. Ok. Andiamo a comporre la nostra bellissima scatolina. Io ho scelto queste scatoline qui perché a me piacciono tanto. Secondo me sono bellissime per fare i nostri pacchettini. E mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono. Allora, mettiamo. Chiudo bene i lati perché sennò
Opla, sotto. ASMR. Io comunque devo essere l'unica su tutta YouTube che non tollera molto il video ASMR. Cioè, proprio non mi... Oh, possibile? Non mi piacciono molto, diciamo che mi annoiano parecchio. Via, giù, ti faccio anche te. Allora, diciamo che mi annoiano parecchio e non è che ci vado estremamente matta, ecco. Quando è così, piegate in fuori. Opla. Poi prendete il sacchettino. Ci andate a inserire il vostro braccialettino. Opla. Questi sacchettini qui sono Satana. Ok. Questi sacchettini qui sono peggio di Satana. Volevo metterlo pari che si vedesse proprio. Ok, così. Olè. Vedete? Lì mettiamolo dentro. Qui ci scrivo il nome della cliente a cui vogliono fare il regalo e quindi scriviamolo qui. Vediamo se questa penna va. Sì. Non so se leggete, spero di sì. Mamma mia, scrivere su una scatolina con questa mano qui non è facile per me. La prossima volta lo scrivo da aperto. Ok, allora, nome scritto. Adesso si prende il nostro filo. Ok, vuole, ok, prendiamo il nostro questo qui, allora. Ok, andiamo qui, vediamo un po' se sono giusti, sì, va bene. Ok, allora, prendiamo questo, si buca. Ah, c'è cosa russi? C'è la mia cagnolina che è russa. Lo mettiamo sotto. Ok, si fa un bel fiocco. È perfetto. Ok, il pacchettino è fatto. Ora. E questo è il pacchettino finito. Grazie per aver visto il video. Ditemi se vi piace. Ciao!